Ragazzacci del web, un salutone dal Navaccio e bentornati nella Project Zone 2 in Capamonte. Molto bene ragazzuoli, siamo tornati sulla Project. Allora, vi devo dire tante cose, quindi andiamo spediti. Punto primo, un ragazzotto di voi mi ha consigliato di sostituire i pipe con questi qua, che sono i Warp Itenduct. Praticamente questi teletrasportano gli oggetti, non li spostano ma li teletrasportano. Quindi questo tratto, che era molto lungo e ci voleva molto tempo per portare gli oggetti, è diventato molto più veloce. Funzionano a corrente, quindi li ho collegati con i wire dell'immersive. Qui è rimasto uguale, ho solamente aggiunto una chest e per quanto riguarda lo storage dei drawer ho modificato gli upgrade da diamante a smeraldo, quindi ho molto più storage. Andando di sopra, un altro ragazzotto mi ha detto: che te ne fai del doppio input? E difatti l'ho fatto uno solo, uno per l'ingresso e uno per l'uscita, molto comodo. Come potete vedere anche la zona è molto modificata, ho messo altre due pale eoliche, ho sistemato un attimino qui la storia del generatore. Questo qua di dietro penso che lo terrò, anche se molto probabilmente non lo userò per niente, e mo vi spiego il motivo. Qui ho portato tutto quanto, questa qui è la co-cover, quello che trasforma il coal in come caspita si chiama, il coal coke. Solo che gli ho aggiunto un ingresso dove mettere il carbone. Il carbone viene preso dagli itenduct e viene portato lassù in cima. Quella è una cassa dove inserire tutta la roba per la blast furnace. L'ho semplicemente trasformata. La blast furnace a cose normali si fa così, con questi mattoncini qua che si fanno a questa maniera. Però si può trasformare questa cosa qua, che è brutta e spuzzolosa, nell'improved blast furnace, semplicemente aggiungendo ai mattoni le plate di steel. Lei con un hopper sopra diventa praticamente questa cosa qua, dove ci si possono aggiungere questi cosi qui che funzionano a corrente, che la rendono più veloce. La differenza è che ha un hopper sopra, quindi è possibile inserirci la roba in automatico. Ha anche un'uscita per quanto riguarda il prodotto finito, lo steel, e un'uscita separata per quanto riguarda lo scarto, lo slag. Molto più comoda. Cercherò di automatizzarla tutta, aggiungendo la roba, mettendola nel sistema della logistic pipe, però non ora. Qui ho portato la metal press, ho spostato la tinker, e a proposito della tinker ho fatto quest'altro piccone lag, grazie. Completamente manerilium, gli ho aggiunto il silk touch grazie a questo coso qua che si fa così, e mentre stavo spulciando la tinker ho notato che c'era questo, il blast moss. Il blast moss si fa con i mossi stone brick, che sono molto semplici, basta fare degli stone brick e con la chisel si fanno mossi. E praticamente mettendo il piccone qui dentro con il mossi gli aggiungiamo l'auto repair, e mi sembra una cosa giusta. Tutto questo perché ho voluto togliere questa cosa qua, o se hanno già levato un pezzo, poi piano piano sposterò tutto. Come detto in precedenza, avevo fatto questa zona qui e mo ci arriviamo, però prima vorrei fare la terza isola, e questa la facciamo insieme. Quindi da qua, che è la cassa dove arriva la cobblestone, io la farei partire. Ok, la cobblestone finisce nella fornace, la fornace la cuoce e la trasforma in stone. Bene, lui
è il builder. Il builder, grazie a questo coso qua, mi consente di fare quegli slot lì. Come praticamente queste sono le dimensioni dell'isola, io ora li devo solamente dire dove farla. Mettiamoci un bel meno davanti. Ok, questa mettila qui, fammi vedere dove la fai. Perfetto, direi che è all'altezza giusta. Ora lui mi sta semplicemente facendo vedere dove andrà a piazzare i blocchi. Ora quello che devo andare a fare è tirare questa leva e lui prenderà i blocchi dalla chest e li andrà a piazzare. Tacchite, vedete? Eccellente, e anche abbastanza veloce, perché ce ne aveva già un bel po' in inventario. Ora, mano a mano che ovviamente la stone arriverà, lui li piazzerà tranquillamente. Per evitare eventuali spondi mob, ho fatto queste magnum torch. Ce n'è una per isola, che praticamente, da quello che ho capito, dovrebbero impedire lo spondi mob nel raggio di 64 blocchi. Quindi io al centro di ogni isola ne ho messa una, in modo in maniera che non possano spawnare mob all'interno di queste isole. Questi qui sono blocchi strani, ci posso anche camminare sopra, però va bene. Questa la piazziamo qua e questa zona è a posto. Lui lo lasciamo lavorare e noi veniamo alla zona nuova. Praticamente qui cosa ho fatto? Ho messo la terra e l'erba, tutto quanto. Ovviamente l'erba non mi bastava, quindi ho fatto questo cosettino dove ci sono i barrel. All'interno del barrel io praticamente facevo crescere gli alberi, ci mettevo dentro questi, i silkworm dell'ex Nio, che praticamente trasformano le foglie in stringhe. Le stringhe venivano prese e distribuite per i vari barrel, che si compostavano, diciamo, e creavano la terra, e piano piano ho messo tutto quanto. Qua ho fatto questo cosetto qua, che non mi dispiace, francamente. È una sorta di mulino, dove ci sono due pale ad acqua dell'immersive, queste creano energia. Tale energia viene confluita in questa batteria, e questa batteria va ad alimentare tramite dei cavi supportati qua sotto, eccoli qua, loro due, che sono l'harvester e il compactor, che praticamente l'harvester raccoglie tutti i vari frutti dei fiorellini che vi ho già spiegato l'altra volta, buttano qua dentro, creano i lingotti che finiscono nel sistema e bidima va. Questa qui attualmente è la mia farm di risorse. Questi sono tutti quanti semetti 10-10. Qualcuno però si potrebbe chiedere come faccio ad ottenere questi semetti. È molto semplice, ragazzotti. Partendo da quello che è il quest book, io non ho fatto altro che andare a fare le varie quest. E ne ho lasciato uno per farvi capire come funziona il procedimento. Io semplicemente andavo a vedere cosa vuole il Mystical Light Grey. Il Mystical Light Grey io lo ottengo così, cioè facendo bridare il bianco con il grey sopra un blocco di puzzle. Ogni semetto ti dà questa schematica e ti dice come farlo. Prendiamo dei crop, che sono questi cosetti qua, e praticamente mettendo accanto a un bianco il grey e mettendoci in mezzo questo ma doppio, loro si bridano, si mescolano e creano un qualcosa di nuovo. Non sempre, però spesso e volentieri lo fanno. Su, hop hop hop, ce la puoi fare? Bravissimo! E mi ha creato il bianco, a volte non funziona, dai, su, eccolo! Il nuovo fiore va messo nell'analyzer. Ho preso anche l'achievement e l'analyzer mi dice che è un 555.
quello che solitamente io vado a fare è prendere questo, duplicarlo, cioè mettendoci accanto questi qui quattro volte, loro praticamente spreadano e ne generano altri, li butto là dentro e poi vedete tacchite, no? Facendo una cosa fatta così con quello doppio in mezzo, non faccio altro che ad andare a migliorare le caratteristiche del seme, ok? Ma non è quello che andremo a fare adesso. Quello che vorrei andare a fare oggi è cercare di sfruttare queste care mucchine che fanno un casino della Madonna. Io off camera con il secchiellino mi sono messo lì, ho preso tipo il Resonant Tender che mi servirà prossimamente, il fuel, l'ho preso, l'ho messo nel drum, qui abbiamo il diesel, tutte risorse che mi servono, diciamo, per alimentare il generatore e creare una fonte di energia un pochettino più stabile. Però io non c'ho voglia di fare tutto questo lavoro qui tutte le volte, quindi volevo cercare di automatizzare un pochettino questa cosa. Però prima volevo cercare di capire insieme a voi quanto produceva quel caspita di generatore là. Perché nello scorso episodio io vi ho detto che produceva 90.000 RF su tick, però poi mi sono accorto di una cosa, che questi cavi qui, cioè non questi qui nello specifico, ma quelli che ho usato l'altra volta, portavano fino a 90.000 RF su tick. Questi qui che ci ho attaccato adesso, che sono attaccati a una batteria, ne portano 180. E vorrei capire se dipendeva dai cavi o da lui. Quindi se io metto questo qua e sopra ci metto questo, lui non prende perché lo devo svrenciare. È partito, questi stanno andando e qui sta arrivando roba. Ok, vediamo un po' di andare di sotto veloce. Ok, e stanno arrivando 146.512 RF su tick. Ho fatto la batteria bella grossa perché dovevo capire per bene quanto portavano. Wow, wow veramente. Ora, per poter diciamo automatizzare tutto quanto, io ho preparato qua di sotto una cassa con dentro un po' di robetta. Tanto per cominciare, il wrencher. Il wrencher è un affare e dovrebbe essere questo qui che mi fa praticamente ottenere il liquido dalle mucche. Proviamolo insieme. Direi di fare una cosa di questo genere. 1 e 2, togliere il suono alle mucche perché mi hanno belle e rotto le scatole. Poi mettiamo qui la batteria in modo che loro non scappino. Togliamo questo e mettiamo questo. Lui funziona? Sì, sta raccogliendo il fuel. Se io ci metto, ok, me lo butta dentro. Ottimo. Sì, 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 sta raccogliendo, bene, 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 eccellente. Eccellente veramente. Ora, il discorso qual è? Io, per fare un lavorino fatto bene, andiamo di sotto, volevo fare un circuito di raccolta con la logistic pipe. Però questa qui che porta i fluidi, andiamo di fare una cosa provvisoria, poi vedrò di aggiustarla un pochettino per bene. Punto primo, la logistic power junction. Vedete, la logistic pipe ha l'affare dei fluidi. Ci sono i basic come normale, gli extractor
e l'Inception. Se io vado a mettere un extractor qua sopra al coso, zacchite, e comincio a scendere con i basic, e questa ovviamente poi va collegata a questa qui, e adesso prendo un Inception e lo metto qua, e poi collego tutto quanto a questi. Cosa succede? Qui si collega. Ho fatto questo Logistic Fluid Container Supplier, questo qui, non ho capito, però fill connected tank, quindi dovrebbe servire per buttare dentro i tank, e questo che serve per buttare i fluidi dentro il Logistic Provider Pipe. Non so se vanno in combo, però proviamolo, perché questo qui legge lui, quindi dovrebbe cacciare fuori. Ora la mia domanda è che molto probabilmente, quindi questo lo togliamo, questo lo togliamo, questo qui forse serve per buttarlo nei macchinari, quindi proviamo a mettere questo. Ok, non succede niente. Allora ragazzuoli, è un po' che smatto su questo affare qui, e sono arrivato alla conclusione che purtroppo la logistic pipe per quanto riguarda i fluidi non ci può venire in aiuto. Quindi, cercando un attimino sulla NEI, io ho trovato che la Fantastic End Rail ha questi cosi qui, gli Ender Fluid Conduit. A quanto pare questi hanno possono estrarre un 1000 millibucket per tick, quindi un secchiello a tick, e hanno il teletrasporto istantaneo dei fluidi, possono trasportare più fluid allo stesso tempo sulla stessa linea. Sono molto interessanti, quindi ne ho fatti un pochettino, non sono molto difficili da fare, ci vuole un pochettino di materiali, però si fanno. Quindi se io questo lo metto qui, cosa interessante che funzionano come quelli dell'energia, anche un filter auto extract attive con signal, ok. Se io da qua sotto lo porto giù e lo collego al drum, vediamo un po' che succede. Tacchite, ok, questo qui deve entrare, buono. Qui gli dico sempre attivo, e a questo punto li sta prendendo, attenzione, attenzione, li sta prendendo. 88, pronto, pronto. Si è già rotto. No. Li prende. Li prende. Ok, ok, ok. Li prende. Però se io, tipo, prendo il Resonant Tender e gli dico a questo coso che in whitelist mi dai il Resonant Tender e non il fuel, qui in teoria non ci dovrebbe andare il fuel, infatti sta buttando qua. Ok, quindi se adesso prendo la mucca del Resonant Tender, che succede? Mucca, vieni mucca, lei la butto qua dentro da qualche parte, tipo qua. Ok, dobbiamo aspettare che si cicciotti la mucca. Ok, è quasi pronta per essere raccolta, vediamo un po' se la prende. Pronto, salve. Questa
Questa la le sta cicciottando. Non è proprio... L'ha presa, t'ho visto. Eccolo. Beh, funziona molto bene. Interessante. Speravo sinceramente di farlo con la logistic pipe, però a quanto pare ci ha un po' tradito. La Enderio ci è venuta in soccorso, va un attimino settata per benino tutti i filtri, però... Ehi, sti cazzi, funziona, bene. Molto probabilmente ci si possono mettere anche sopra i filtri... Che fighi. Qua sono anche bellini sti cavetti. Molto carini. Io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Ora... off camera vedrò un po' di sistemare tutto quanto qui l'ambaradan, perché sì, non so il range di questo, bisogna che mi studi un attimino le cose, però probabilmente ne farò più di uno e sinceramente ci vorrei fare una strutturina d'intorno, tipo come ho fatto lì il mulino d'acqua. E magari, non lo so, consigliatemi voi qualcosa per questo discorso qui, perché questi cavi qui sì, mi piacciono, però poi devo studiare un sistema per portare i fluidi laggiù. Il fuel per quanto riguarda il carburante del generatore, da qua va portato là. Avevo pensato di usare le Ender Tank, che sono questi cosi qua, che sono facili da fare, praticamente sono tipo delle Ender Chest, solo che per i liquidi... E sono settabili tramite il colore, quindi non ne potremmo fare anche più di una. E ci verrebbe fuori un lavoretto bellino. Però se avete qualche idea in merito, ben venga. Qua farò la zona tecnologica, dove ci metterò questa robetta che è rimasta qui. E qui ci ho già in mente un'altra cosettina simpatica che vedremo magari nei prossimi episodi. Detto ciò... ragazzacci, io il video lo concludo qui, spero che vi sia piaciuto e se così è stato invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video, tutti quanti i vostri social, tipo dall'altro, trovatemi in descrizione, se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale, danno un bacio, un mega saluto, un abbraccio e alla prossima gente, ciao ciao!